professor Paoletti, insieme ad un team di studiosi, sta svolgendo una ricerca molto innovativa che consiste nell'identificazione del terroir attraverso la presenza di batteri, funghi e invertebrati, i quali costituiscono lo zoccolo più consistente della biodiversità del suolo. La differenza di colorazione di campioni di suolo, come questi, si abbina alla diversità degli organismi, dai piccolissimi acari e collemboli alle larve di insetti, ai miriapodi, ai crostacei, fino ai grandi detritivori come i lombrichi profondi scavatori. Questo, ad esempio, è un grande Octodrilus endemico. Il progetto coinvolge 12 vigneti dei Colli Euganei e dei Colli Iberici. Siamo presso il vigneto di Alfonso Soranzo. Esaminiamo alcuni metodi impiegati per valutare l'attività biologica dei suoli. I vasi trappola sono un sistema semplice ma efficace per quantificare l'attività degli invertebrati. Federico installa un vaso trappola in cui versa un liquido conservante. Gli invertebrati in movimento cadranno nei vasi trappola, in particolare durante la notte. Federico copre con un tettuccio il vaso trappola per evitare che possa essere riempito d'acqua piovana. Poi almeno 7 vasi trappola vanno installati in ogni vigneto. Dopo una settimana si raccolgono gli animaletti caduti nei vasi trappola. Appaiono vari insetti, tra cui predominano i predatori polifagi. Ma ci sono anche alcuni isopodi terrestri detritivori, ad esempio il Trachelipus razzauti, indicatore di minor disturbo. In laboratorio, il materiale raccolto viene poi accuratamente classificato. I lombrichi, in particolare i profondi scavatori, come questi enormi eofilatellini, vengono esaminati nei caratteri morfologici ed anatomici. Un pezzetto di coda servirà per le analisi molecolari. Qui due specie di profondi scavatori. Stiamo osservando l'attività di un lombrico profondo scavatore, uno di quelli che ha creato la struttura e la fertilità dei suoli e quindi sono estremamente importanti nella creazione di humus. Il Lumbricus terrestris è una specie cosmopolita che da profondo scavatore è molto efficiente nel sotterrare la lettiera che viene incorporata nel suolo. Può produrre gallerie particolarmente verticali che scendono anche metri di profondità. Octodrilus complanatus è la specie di profondi scavatori maggiormente diffusa dopo il Lumbricus terrestris. Eofila gestroi. Tra i profondi scavatori la specie è meno mobile, più endogea e depigmentata. Salendo in superficie del suolo, a seguito di un'aspersione di soluzione acquosa leggermente irritante, i profondi scavatori producono un caratteristico brusio qui registrato dal microfono. Le nostre attività di studio riguardano quindi i microorganismi. Una prima nostra, diciamo, domanda è stata capire se e come i microorganismi respirino. Basta mettere un grammo di suolo sopra un batuffolo di cotone che sta in una provetta contenente un gel con un indicatore di pH. Un suolo che respira bene rilascia anidride carbonica. E chi è che respira nel suolo? Sono i batteri e i funghi che sono lì contenuti. Questo colore rosso, la scala del pH me lo dice, è un sintomo di respirazione. Il lavoro lo misuriamo con questo strumento. Ci serve per vedere se i microorganismi hanno attività cellulosolitica, il lavoro di degradazione della sostanza organica, come quella che nelle foglie, nel legno o nella paglia ricade sul terreno ogni anno e deve essere trasformata. Il filo è tenuto in trazione da una molla e quando i microorganismi hanno lavorato avranno indebolito il filo e questo si romperà e scattando colpisce questo piccolo interruttore. La domanda più profonda è quella di capire qual è la genetica di queste popolazioni microbiche. I metodi classici di microbiologia utilizzavano
gelatine nutritive come queste. Qui vedete colonie di un lievito, questa è invece una muffa, ma questi metodi sono effettivamente efficaci in una misura piuttosto limitata, perché solo lo 0,1% delle cellule, delle specie esistenti nel suolo, sono coltivabili, cioè sono in grado di crescere quando le mettiamo su piastra con gelatine nutritive. Quindi più del 99% della reale biodiversità del suolo, della microbiodiversità, ci è sconosciuto se lo studiamo con metodi di questo tipo. È per questo che ricorriamo alla prova del DNA. Ed ecco la macchina complessa e costosa che ci permette di ottenere quel risultato così difficile, la lettura del DNA collettivo degli organismi del suolo. Siamo sui Colli Euganei, nel vigneto di Alfonso Soranzo, che ci illustra che tipo di produzione fa di vino dei Colli Euganei. Beh, intanto per quello che riguarda l'aspetto agricolo della gestione proprio dei suoli della vigna, mi rifaccio al sistema biologico. Quindi in vigna si usa rame, zolfo, per quello che riguarda la peronospora e l'oidio. E invece per quello che riguarda il mantenimento della sostanza organica faccio dei sovesci. Perché ritieni che il suolo sia l'elemento importante della tua gestione? Perché il suolo è quello che dovrebbe dare e che sicuramente dà l'impronta poi a un eventuale vino, e quindi portarlo alla vita e rispettarlo, insomma, per quello che si può, penso che sia un modo per poter ottenere poi dei vini che rispecchiano quel determinato territorio. Per evitare il calpestamento eccessivo del suolo, che strategia hai messo a punto? Beh, io uso la cingoli. Una cingolata può calpestare e quindi compattare anche solo un decimo rispetto ad un trattore con ruote gommate come questo. Quello che si nota è che il terreno è molto morbido al calpestamento, e questo è dovuto alla presenza di profondi scavatori. La presenza di profondi scavatori crea dei canali preferenziali per l'assorbimento dell'acqua, l'entrata di aria nel suolo, e quindi una situazione ideale per far funzionare il sistema radicale della vigna. Tu sai che recentemente è stato scoperto il fatto che le vespe possono trasferire ceppi di saccaromiceti che operano la fermentazione e danno al vino le caratteristiche importanti. Quindi anche la vegetazione attorno al vigneto è importante, ed è importante anche la siepe dove esiste. In questi recipienti sono accumulate le quantità di uve che sono state da poco raccolte. Quello che stupisce è la quantità di insetti che stanno lambendo questi grappoli, questi chicchi, e sono soprattutto api, sono sirfi, sono vari tipi di mosche. E in questo lavoro importantissimo avviene la distribuzione di ceppi di saccaromiceti, che sono la base poi in cantina della fermentazione e sono la base della terroir del vino che viene poi prodotto. Le aziende afferenti al gruppo dei Berici, Pialli, Piovene, Portinari, Dalmaso, Cristoferi, sono indicate con i cerchi verdi, mentre i cerchi di colore rosso individuano le aziende degli Euganei, Filò delle Vigne, Soranzo, Zanovello, Selmin, Facchin. Nel grafico è possibile separare le aziende studiate in due gruppi, riconducibili alle due zone di interesse, quella dei Berici e quella degli Euganei. Questo tipo di analisi consente di separare i due comprensori e mostra come le proprietà intrinseche del suolo permettano una precisa caratterizzazione delle aziende. L'utilizzo della risonanza magnetica nucleare ha permesso di analizzare le caratteristiche organolettiche dei vini prodotti nei 12 vigneti analizzati. L'applicazione dell'analisi multivariata, ed in particolare della PCA sui dati riscontrati,
permette di separare i vini in funzione della tipologia di appartenenza. È così possibile separare i due Carmenere, i quattro Cabernet, i quattro Tai e i due Moscati, sebbene questa separazione sia prevalentemente a carico del secondo asse, che spiega il 23% della variabilità totale. Va sottolineato come, all'interno di ogni gruppo, i vini non rappresentino delle entità omogenee, ma siano ben differenziati, fenomeno che si osserva maggiormente nel Tai. Un'ulteriore separazione dei 12 vini è in funzione del comprensorio, qui evidenziato in giallo, berici e verde, euganei. I coleotteri carabidi rappresentano un importante gruppo di insetti con ampia valenza in campo agrario, in quanto molti sono predatori, in grado di contenere il popolamento di insetti dannosi. La fauna riscontrata nei vigneti dei berici e degli euganei è risultata differente sia in termini di biodiversità che di specie dominanti. 54 le specie dei berici, mentre 36 sono state quelle riscontrate sugli euganei. Alcune di queste sono frequenti, eppure nei due comprensori si presentano con abbondanze differenti. Si osserva come la maggior parte dei vigneti tenda a formare un gruppo poco differenziato in termini di lombrichi, da cui tuttavia si distinguono in modo evidente alcune eccezioni. Spicca in particolare Soranzo, caratterizzato dalla presenza di diverse specie del genere Octodrilus, profondi scavatori, spesso anche di grandi dimensioni. Cristoferi e Piovene Tai sono invece ricchi in Lombricus rubellus, specie più legata alla parte superficiale del terreno, e Eophila gestroi. Molto particolare infine è la popolazione di Pianzio, che è totalmente differente rispetto agli altri vigneti, con la presenza, sebbene sporadica, di specie come Dendrobena octedra o Octolasium lacteum. In questa slide sono riportati i risultati dell'analisi multivariata condotta per le attività enzimatiche dei suoli. Nel grafico è possibile distinguere con buona precisione le aziende a conduzione convenzionale, indicata dai cerchi neri, e quelle a conduzione biologica biodinamica, indicate con i cerchi di colore azzurro. Nel primo gruppo, solamente Selmin risulta isolato rispetto alle altre aziende, e ciò con ogni probabilità è determinato dalle peculiari proprietà fisico-chimiche del suolo. I risultati riportati nel grafico evidenziano come le pratiche agronomiche adottate dai viticoltori e che definiscono il tipo di gestione dell'azienda influenzino direttamente l'attività dei principali enzimi del suolo. I nostri risultati suggeriscono che il terroir non sembra essere un elemento importante nella discriminazione olfattiva del vino,